Siamo in un piccolo paese. Ogni fine settimana il commendator Augusto Cecconi, in arte Fandonia, si reca al bar del paese a fa colazione. E tutte le volte che entra comincia a raccontare tutte le sue vicissitudini, i viaggi che ci ha avuto e un sacco di cose, solo che spesso esagera e dice tutte cazzate. Allora, e quelli del paese ormai lo conoscono e lo piano sempre per culo alle spalle, no? Ma un giorno che succede? Che tutte le volte che il commendatore torna a casa incontra uno del paese, un certo Antonio, che è un poveraccio del paese, un sciana lira, no? E se fanno sempre il tragitto di ritorno insieme. E sto Antonio, vede sto commendatore tutto in grana e gli fa sempre i complimenti per una bellissima giacca che porta, no? E allora un giorno al commendatore gli viene un'idea. Chiama Antonio e fa: Anto, senti, ti faccio una proposta. Io ti do la giacca mia che mi ha chiesto da 2 anni, io te la regalo. Però quando andiamo al bar, tutte le volte che io racconto una storia delle mie avventure, tu devi sempre confermare che è vero che stavi con me. Allora quello gli fa: ma magari, ha commendato, magari io questa giacca ne moro. Insomma, si mettono d'accordo. Qualche giorno dopo vanno al bar. Quando stanno al bar, il commendatore si viene una cosa da bere e a un certo punto si gira verso tutti quelli del bar e comincia a parlare, no? E comincia a fare: oh, ma non potete capire che ci è successo a me, Antonio. Siamo andati sulla montagna con la jeep mia, no? Mentre arrivavamo lì, 3000 difficoltà, tronchi che cascavano, buche, arrivavamo quasi sulla vetta della montagna, sbaum, abbiamo una buca, spaccamo la ruota della macchina. Solo che non c'avevo la ruota di scorta. Quindi che faccio? Bilancio tutta la cosa che c'è in macchina, bilancio tutto il peso della macchina, faccio mettere pure Antonio sulla sinistra, sulla destra, capito? E siamo tornati al paese con la macchina su 2 ruote e tutti quelli del bar: esagerato! E il commendatore fa: Antonio, Dio, è vero? E Antonio: sì, c'ero pure io, è verissimo. Mo passano 5 minuti, dopo 5 minuti ricomincia a fare: ma perché non vi ho raccontato quando ho portato Antonio sul mio Piper? Io ho un aereo mio personale, l'ho portato sull'aereo perché gli volevo far vedere Antonio tutta la montagna dall'alto. Mo mentre stavamo su e lui e guardavamo di sotto, a un certo punto il motore va in avaria, cominciamo a cercare di planare, arriviamo in mezzo a un bosco, passiamo fra 2 alberi, si staccano tutte e 2 le ali, rimaniamo solo con la carlinga, cascamo per terra, scivoliamo per altri 400 metri, se siamo andati a tanto così da un crepaccio. E tutti: commendato, esagerato. Oh, ve giuro, è vero, Antonio. Dio, è vero? Antonio: sì, c'ero pure io, è vero. Dopo un altro 5 minuti fa: e perché non vi ho raccontato quando ho portato Antonio in Africa per la cascia grossa? Antonio non aveva mai provato questa emozione, me lo so portato con me nel cuore dell'Africa. A un certo punto stavamo in mezzo alla giungla, io avevo un fucile, vedo arriva a 4 leoni verso di noi, capito? Più il fucile, pom pom pom, i primi 3 gli sdraio, rimane l'ultimo che mi schiva, sparo e mi accorgo che non che l'ho lisciato, ho finito pure i colpi, butta il fucile per terra, mi arriva il leone addosso, spalanca la bocca per magnammese, gli infilo un braccio in bocca, gli apio l'intestino, io lo tiro tutto da fuori e tutti quelli del bar: esagerato, commendato. E quello si gira e fa: Antonio, è vero, dio un po'. Antonio so guarda e fa: commendato, chiede sta giacca e vattene a fare.